Questa è la spaziatura minima quando si utilizzano impulsi rettangolari e la demodulazione è coerente, e questa è il corrispondente, la corrispettiva efficienza in banda. Se invece si utilizza una demodulazione incoerente, le cose non sono proprio queste, non vanno proprio così. Intanto voglio scrivermi qui a fianco la spaziatura minima in caso di demodulazione coerente, era 1 su 2t. La condizione a imporre è sempre la stessa, che i due segnali siano ortogonali tra di loro, e quindi partirò sempre dalla stessa condizione. Tuttavia, quello che voglio non è che i segnali in partenza siano ortogonali, ma io voglio che arrivino anche ortogonali. Cioè, sono i segnali ricevuti che devono essere ortogonali, perché io la rappresentazione geometrica dei segnali la faccio in eccezione quando voglio rappresentare il primo segnale e il secondo segnale, e voglio valutare la distanza minima, oppure voglio fare tutte le operazioni che mi servono per fare la, per trovare il ricevitore incoerente. L'abbiamo visto la volta scorsa, il ricevitore incoerente come funziona? Rappresentazione geometrica dei segnali, mi riduco al caso tempo discreto, al caso vettoriale, e se i segnali erano ortogonali e energetici, invece di avere il logaritmo della I con 0 d, basta massimizzare l'argomento, che era il modulo del prodotto scalare. Ma questo se i segnali sono ortogonali, se i segnali ricevuti sono ortogonali, e qui purtroppo c'è una fase aleatoria introdotta dal canale, quindi potrebbero partire ortogonali, perché ho un coseno F1 e un coseno F2, ma poi ricevo un coseno F1 più una fase e un coseno F2 più la stessa fase, e potrebbero non essere più ortogonali. Quindi quello che devo garantirmi è che i due segnali S1 e S2 sono ortogonali in ricezione. Quindi questa volta quello che devo garantirmi è che il prodotto scalare tra questi due, che era 2 e con b su b integrale fra 0 e t del coseno a frequenza F1 e del coseno a frequenza F2, siano ortogonali in ricezione, cioè nel momento in cui io ricevo il segnale con una fase aleatoria introdotta al canale θ che non ho stimato. Quindi questa è la condizione che devo imporre, che i due segnali ricevuti siano ortogonali. Il segnale ricevuto chi è? Quello trasmesso più l'attenuazione, non ne teniamo conto e neanche mi servirebbe perché non cambierebbe l'ortogonalità o meno dei segnali, e un ritardo temporale abbiamo detto stimato, fase aleatoria introdotta al canale, questa non l'abbiamo stimata perché la demodulazione è incoerente, quindi ci deve stare. E sono uguali questi due teta, professore? Sì, perché in genere la fase aleatoria introdotta al canale cambia, ma cambia su scale temporali molto lunghe, ogni 10, 100, 1000 intervalli simbolo, mentre io qua devo vedere in quell'intervallo simbolo corrente se i due segnali, che sono posso aver ricevuto questo oppure posso aver ricevuto questo, sono ortogonali. In realtà qui stiamo parlando in quello stesso intervallo di simbolo, quindi intervallo di simbolo corrente, o ricevo questo, ma la fase è 1, perché il canale la introduce, ma la introduce in maniera indipendente, oddio no, potrebbe dipendere dalla frequenza, perché questa fase aleatoria dipende anche, è la fase del trasmettitore, e lui potrebbe utilizzare due fasi differenti a seconda se manda la frequenza F1 o la frequenza F2, perché il modulatore potrebbe essere fatto così, due oscillatori, uno a frequenza 1, un altro a frequenza F2, e poi un switch che fa sopra e sotto, ok? Un interruttore. Se mando il bit 1, mando la frequenza 1 e quindi l'interruttore va di sopra. Se mando il bit 1, scelgo la frequenza F2 e l'interruttore va di sotto. E questi due oscillatori potrebbero avere frequenze differenti. Quindi qui potrebbe esserci una frequenza di partenza sua e qui una frequenza di partenza sua differente. Poi in più, la frequenza aleatoria introdotta al canale è, abbiamo detto, la frequenza per il ritardo di propagazione. Quindi F1 per tau qui ed F2 per tau qui, quindi potrebbero essere differenti. Però in ogni caso
qui abbiamo un TED, qui abbiamo un TED e qui dobbiamo garantire la tonalità fra questi due. Mettiamole differenti, va? Tanto possiamo gestire uno per come abbiamo detto adesso, in teoria sono, possono essere differenti. Due possiamo gestire anche in questo caso, quindi perché non farlo? Ripercorriamo esattamente gli stessi passaggi fatti prima, e cioè il coseno 2, coseno coseno lo scriviamo come coseno della somma e coseno della differenza. Coseno della somma fa 0 su integrale, rimane solo il coseno della differenza. Quindi qui abbiamo e con b su t coseno di 2π greco delta f t più teta 1 meno teta 2 meno teta 1. Fatelo chiamare delta teta, va bene? Integrale fra 0 e t. Quindi qui con delta teta ho indicato la differenza di fasi. Chiaramente se delta f era f2 meno f1, delta teta è teta 2 meno teta 1. Se delta f invece era f1 meno f2, delta teta era teta 1 meno teta 2. Insomma, siate coerenti. Questo integrale comunque è sempre semplice, perché il 3 è il coseno, fa il seno. Quindi qui abbiamo e con b su t seno di 2π greco delta f t più delta teta diviso 2π greco delta f. La t me la metto a questo punto. Valutato tra 0 e t. Prima, non essendo presente questo delta f, il seno a 0 faceva 0 e c'era soltanto il seno a t. Diviso 2π greco delta f e t, lo stesso argomento era la sinca. Ora invece c'è delta teta, quindi quando ho valutato il seno a 0 non fa 0, quindi ho entrambi i termini. Quindi ho e con b e ho seno di 2π greco delta f t più teta, scusate, delta teta, meno seno in 0 più delta teta, quindi seno di delta teta, diviso 2π greco delta f t. Questo oggetto deve fare 0 qualsiasi sia delta teta. Ok? Perché delta teta non lo conosco, quindi mi devo garantire l'ortogonalità qualsiasi sia il parametro delta teta. Come faccio a rendere nulla questa quantità per ogni valore delta teta? È una banalità. Come faccio a renderla nulla? I due seni devono essere uguali. E quindi questa fase qui deve essere o 0 o un multiplo di 2π greco. Basta che questa fase è un multiplo di 2π greco, quindi non conta, e il numeratore fa 0. Multiplo di 2π greco, quindi deve essere uguale a k 2π greco. Di conseguenza la spaziatura, che nel caso precedente anche avrei potuto prendere la multipla di 2π greco, potevo prendere k su 2t, ma la minima era 1 su 2t. Qui la spaziatura per far sì che i due segnali siano ortogonali, qualsiasi sia la fase aleatoria introdotta dal canale, è k su t stavolta, perché se semplificate 2π greco e 2π greco rimane delta f è k su t, quindi il doppio di prima. Segue la spaziatura minima, è 1 su t, il doppio di prima. Ok? E l'efficienza in banda quanto fa? È la stessa di prima, 1 su t diviso, prima c'era 9 mezzi, perché c'era 9 mezzi? Perché era un 4 su t più 1 su t che era la spaziatura. Ora abbiamo un 4 su t più
1 su t, che è la spazzatura, cioè 5 su t. Quindi è un po' più grande, è un quinto. Prima era 2 noni, ora è 2 decimi. È un po' meno efficiente, perché la spazzatura in frequenza è un po' più grande. Ma di una virgola. Ok? Va bene, non credo serva fare altri esercizi. Quindi come storia, anche se non è una sync, usiamo la stessa di prima, sempre 4 su T. Sempre 4? Sempre 4 su T, anche se non è una sync vera e propria questa. No, è sempre una sync, scusate. No, no, non confondete questo, il risultato di questa integrale che è prodotto scalare, che faceva una sync prima. Prima faceva questo. Quindi per fare 0 bastava che il seno facesse 0, e quindi perché questo non c'era. E per fare 0 questo seno basta che la fase sia multipla di pi greco, non di 2 pi greco. Che poi questo oggetto qua si chiamasse sinc non mi interessa nulla. Il sinc di prima era la trasformata di Fourier di S1 e S2. Okay. Ma è sempre una sinc, perché S1 e S2 sono sempre impulsi rettangolari. Prima erano spaziati. Le due sinc erano spaziate di soltanto 1 su 2t. Ora le due sinc sono spaziate di più 1 su t. Ma la banda occupata è sempre 2 nulli a destra, 2 nulli a sinistra più la spaziatura. La spaziatura era più 1 su 2t, adesso la spaziatura è più 1 su t. Quindi queste sinc qua sono le trasformate di Fourier. Modulo quadro dei segnali trasmessi. Va bene. Abbiamo appena introdotto, ho visto il primo esempio pratico di modulazioni con demodulazione incoerente. E lo abbiamo fatto tramite una modulazione bidimensionale, perché era una FSK, quindi un ortogonale. È possibile fare una modulazione in banda passante con demodulazione incoerente anche nel caso lineare, con quindi Q uguale 1, monodimensionale. In questo caso, un esempio di modulazione ortogonale lineare è l'on-off. Quindi questo è un altro esempio di Q uguale 1, lineare. Se vi ricordate, nel lineare che abbiamo visto la volta precedente, l'unico esempio che abbiamo fatto era l'antipodale, e l'antipodale, quando lo fate in banda passante, l'informazione è immagazzinata nella fase, perché deve fare o 0, quindi segnale positivo, o pi greco, segnale negativo, il suo opposto. Così è antipodale. Se il canale introduce una variazione di fase aleatoria, io perdo la fase, e quindi non è possibile fare una demodulazione incoerente. Ma se io volessi fare una demodulazione incoerente nel caso di segnalazione lineare, come posso fare? Ecco un esempio, l'on-off. Come dice la parola stessa, è una modulazione in cui il sistema è acceso o spento, quindi vuol dire che uno e due segnali è segnale nullo. Quindi due segnali di esposizione sono per il bit 0 mando S1 che si chiama 0, e per il bit 1 mando S2 che si chiama qualsiasi segnale che è diverso da 0. Quindi ho solo due segnali, uno nullo e l'altro diverso da 0. Il segnale nullo, chiaramente stiamo parlando di off. Il segnale diverso da 0, stiamo parlando di off. Che vi devo dire? Potrebbe essere questo un esempio. S1 di t uguale 0 ed S2 di t uguale un impulso per un coseno. In questo caso abbiamo t, 2t, 3t come esempio segnale trasmesso xt. Se mandiamo una fila di segnali che sono 1, 0, 0, 1,
Allora stiamo mandando uno un segnale. Un impulso modulato per un coseno. Zero non mandiamo nulla. Ancora zero non mandiamo nulla. Uno rimandiamo un impulso modulato per un coseno. Ecco un esempio di modulazione on-off. L'1 manda un segnale, 0 non manda nulla. È chiaramente ortogonale perché, scusate, non ortogonale, in questo caso è chiaramente possibile una deputazione incoerente perché comunque ricezione devo distinguere fra un segnale nullo e un segnale trasmesso che potrebbe avere una fase differente da quella inviata, ma comunque è sempre diverso da 0, quindi posso sempre distinguere perché qualcosa che fa 0 è qualcosa che è diverso da 0. In questo caso andrò soltanto a vedere l'energia del segnale, non mi interessa la fase. Se l'energia del segnale ricevuto è abbastanza forte, vuol dire che ho trasmesso qualcosa. Se l'energia del segnale ricevuto è abbastanza debole, vuol dire che è presente solo rumore e non aveva trasmesso nulla, quindi era il bit 0. La rappresentazione geometrica dei segnali. Bene, un segnale è 0. Intanto siamo su una retta, perché è monodimensionale, c'è una sola funzione di base. Il primo segnale è 0 per quella funzione di base, il secondo segnale è un coefficiente per quella funzione, stessa funzione di base, quindi è lineare. E l'altra funzione di base chi è? È S con 2T normalizzato, per la sua energia. Quindi dovrebbe stare qui, a radice di E con 2. Questo dovrebbe essere secondo lui. Perché chiaramente l'unica funzione di base qui, psi di t, è secondo 2 normalizzata per la sua energia. Quindi 1 su radice di con 2 per secondo 2 di t. Così questo qua si chiama 0 per questa forma d'onda e questo qui si chiama radice di con B per questa forma d'onda. E quindi la rappresentazione geometrica dei segnali è data semplicemente dai coefficienti. I coefficienti sono 0 e radice di con B. Scusate, non è con B, ho detto con 2. Se poi invece di darla la rappresentazione in termini dell'energia dell'unico segnale non nullo, la volessi dare in termini dell'energia media per bit, allora quanto dovrebbe fare E con 2 se io volessi un'energia media per bit pari a E con B? Se l'energia media per bit deve fare E con B, e questa è la media fra due energie, 0, l'energia del primo segnale, e E con 2 l'energia del secondo segnale, quanto deve fare E con 2 affinché l'energia media del bit faccia E con B? 2 con B. Quindi se questa rappresentazione invece di darla in termini dell'energia del secondo segnale la volessi dare in termini di energia media per bit, allora qui potrei scriverci radice di 2 con B e quindi questa sarebbe radice di 2 con B. Perché l'energia del secondo segnale è pari proprio a 2 con B. Perché per metà del tempo trasmetto qualcosa di energia 0, per l'altra metà del tempo trasmetto qualcosa di energia pari a con B, l'energia è 2 con B, l'energia media è pari a E con B. E quindi la distanza minima tra i segnali è radice di 2 con B. Se la confronto con l'antipodale, che era l'altro caso che abbiamo fatto di modulazione lineare, come cambiano le cose? Vi ricordo che nell'antipodale la situazione era questa: meno radice di con B e più radice di con B,
e la distanza minima era 2 radici di con b. Perché? Ma è chiaro, se io voglio una geometria per bit, la cosa migliore è prendere questa costellazione e centrarla verso l'origine. Se la centro nell'origine, questi vettori saranno molto corti e quindi avranno energia piccola. Qui ho una costellazione fatta da due segnali. Per rendere massima la distanza fra i due e al contempo rendere minima l'energia media costellazione, certamente non metto questi due segnali qua giù. Scusate, la videocamera non lo permette. Certamente non li metto qua giù. Altrimenti avrei una stessa distanza fra i due segnali, ma un'energia enorme ai due segnali. Quindi sarei molto inefficiente in potenza. La cosa migliore è centrarli. Così ho due vettori molto corti, ma massimamente distanti. Vettori molto corti vuol dire energia media piccola, perché l'energia è la lunghezza al quadrato di ogni vettore. La distanza è rimasta conservata, quindi se ho due segnali a una distanza fissata, per massimizzare efficienza in potenza, cioè ridurre la potenza, è conveniente centrarli in origine. Ma se li centri in origine, poi quando fai la modulazione in banda passante, la fase ti fa andare via l'informazione trasmessa. Quindi se vuoi fare una demodulazione in corrente, l'unico modo è che uno dei due segnali faccia 0. E quindi la modulazione non puoi centrarla, è sbilanciata verso destra o verso sinistra. Chiaramente questo ti consente, impone di avere a parità di distanza energia media per bit maggiore, quindi trasmetti più potenza, oppure a parità di energia media per bit una distanza inferiore. Stai perdendo di nuovo quanto? 3 dB, perché per avere la stessa distanza devi trasmettere radice 2 volte l'ampiezza, cioè 2 volte la potenza. Insomma, l'efficienza in potenza in questo caso è l'energia media per bit e con b diviso la distanza, scusate, la distanza minima al quadrato 2 con b diviso l'energia media per bit e con b uguale 2, è la metà efficiente rispetto all'antipodale. Prestazioni valutate in termini di probabilità di errore sul bit sono: nel caso coerente e nel caso incoerente. Chiaramente quando li scrivo coerente intendo dire modulazione in banda base oppure modulazione in banda passante con demodulazione coerente. Di sotto scrivo modulazione in banda passante con demodulazione incoerente. Bene, nel caso di modulazione in banda base oppure modulazione in banda passante ma demodulazione coerente, l'espressione a probabilità di errore sul bit è sempre quella, Q di D su 2 sigma. Quindi la distanza è quella, sigma n 0 mezzi sotto radice, Q di E con B su n 0. E di nuovo, come vedete, l'antipodale aveva 2 con B su n 0, qui invece ho E con B su n 0. Per avere la stessa probabilità di errore devo trasmettere il doppio della potenza. Perdo 3 dB in potenza. L'incoerente invece bisogna fare la demodulazione incoerente. Lo schema ricevitore ve lo ricordate? Logaritmo dell'E con 0 del prodotto scalare meno l'energia maggiore o minore di una soglia, scusate, argmax. Ma qui i segnali sono 2. Quindi devo confrontare il logaritmo dell'E con 0 di R scalare il primo segnale meno energia del primo segnale e il logaritmo dell'E con 0 di R scalare il secondo segnale meno energia del secondo segnale. Ma uno dei due segnali fa 0. E allora devo soltanto confrontare il logaritmo dell'E con 0 di R scalare un segnale meno la sua energia maggiore o minore di 0. Quindi se questa statistica è grande, sufficientemente più grande di 0, io decido per il bit, per il segnale diverso da 0. Se questa statistica, logaritmo dell'E con 0 del prodotto scalare fra R e il segnale, il modulo diviso sigma quadro, meno energia di quel segnale diviso sigma quadro, insomma quella statistica è piccola, allora decido per segnale trasmesso 0. L'espressione della probabilità d'errore è piuttosto complicata, vi do qui soltanto una approssimazione cruda, che viene fuori da approssimando l'E con 0 addirittura come elevato a x.
quel caso le cose semplifico, e viene fuori un mezzo elevato a meno e con b su 2n0, e questa è pi da sola, quindi è un'approssimazione, quindi l'uguale lo metto qua e qua lo metto un circa uguale, ed è valida per argomento e con b sono 0 molto maggiore di 1, quindi per elevati rapporti segnale rumore. Però in genere uno, se vuole utilizzare una modulazione numerica, si aspetta probabilità di errore molto piccole, 10 meno 5, meno 6, meno 7, così via, e quindi ci troviamo in questo caso, quindi va più o meno bene. No, ma molto maggiore di 0, scusate. Molto maggiore di 1, nel senso di dire molto maggiore di 0. Qualsiasi numero diverso da 0 è molto maggiore di 0. Vi faccio notare che come la ortogonale, che queste due espressioni di probabilità d'errore sono la stessa dell'ortogonale incoerente e coerente. Sulla coerente è ovvio, hanno la stessa distanza, e la demodulazione coerente è la minima distanza, quindi conta soltanto la distanza. Avendo la stessa distanza mutua, ha le stesse prestazioni. Sull'incoerente questo vale soltanto per elevati rapporti segnale-rumore. Come prima faccio la stessa considerazione. Questo è il chain of bound di questo, quindi questo è un po' più grande di questo, però non è così tanto più grande. Perde qualche frazione di b. In ogni caso vanno peggio dell'antipodale, ma è ovvio. Però il vantaggio è che il ricevitore è più semplice. È un energy detector. Fate l'energia in quell'intervallo di segnalazione. Se è molto grande è diverso da 0, quindi bit 1. Se è molto piccola era uguale a 0, cioè bit 0. Quindi un ricevitore molto semplice. Non c'è bisogno di fare una stima della fase del canale, introdotta al canale. Bene. Abbiamo 20 minuti, quindi non credo di farcela a chiudere l'argomento delle modulazioni lineari. Iniziamo soltanto facendo un altro esempio sulla modulazione binaria. Questo è un caso di modulazione binaria che permette una demodulazione incoerente, non off, lineare. Se vi dovessi dare un altro esempio di modulazione binaria che permette una demodulazione incoerente, nel caso però di dimensione da 2, quindi non lineare ma bidimensionale, l'esempio che vi faccio è questo qui. Differential binary phase shift keying, quindi una PSK già definita, vi ricordate? Phase shift keying, modulazione in cui va in cambio la fase. Binary perché è binaria, quindi l'unica parola, l'acronimo in più, è la D iniziale che sta per differential. Questo è un caso di modulazione in cui lo spazio segnale ha dimensione da 2. Quindi è il secondo esempio di incoerente che vi faccio. Il primo era nel caso di modulazioni lineari, quindi monodimensionali, il secondo è nel caso di modulazioni bidimensionali. In realtà di questo ne abbiamo già fatto uno, l'FSK binario, che permetteva anche una demodulazione incoerente. Questo è il secondo esempio di modulazione che permette una demodulazione incoerente a dimensione da 2. Come funziona? Funziona in questa maniera. Il segnale trasmesso è questo qui. Stavolta ve lo faccio vedere non con un generico K appartenente a Z che mi sta a significare un pacchetto così lungo che per me è quasi che vada da meno infinito a più infinito, ma lo descrivo come dovrebbe essere: K che va da 0 a K meno 1, dove K è l'indice di segnalazione. Sto mandando un pacchetto di K grande B. Che espressione ha? Un impulso per un coseno. Chiaramente questa è una modulazione in banda, a doppia semibanda, perché prendo un impulso e non ottengo un coseno. Potrei farlo anche a singola semibanda, però non lo faccio a singola semibanda perché non avrebbe senso, perché la SSB avrebbe bisogno di una demodulazione coerente, ma io sto utilizzando una differential FSK proprio perché posso fare una demodulazione incoerente.
ok? Quindi vi faccio sentire solo esempi in cui trasmetto a doppio semibanda, non a singolo semibanda. In teoria lo posso fare, nella pratica non ha senso. Se devo trasmettere a singolo semibanda non fa lo differenziale, fa l'antipodale, che abbiamo già visto. Perché già che ti devi stimare la fase, a questo punto lo fai antipodale. Più una fase φ con k, che è la fase trasmessa all'istante k, che dipende dal p. In particolare, φ a meno 1 è una fase arbitraria a caso. Fatela mettere pari a 0, ma potrei mettere qualsiasi fase. Mentre invece la fase corrente è una funzione della fase precedente, più una differenza di fase. E questa differenza di fase la posso prendere come mi pare, deve essere una funzione del bit corrente. Fatemela prendere in questa maniera. 0 se b con k fa 0 e pi greco se b con k fa 1. Quindi me la prendo b con k per pi greco, per esempio. B con k è il bit trasmesso all'istante k-esimo. Detto in parole povere, se il bit da trasmettere corrente è 0, la differenza di fase delta k fa 0 e la fase corrente è quella della precedente. Se il bit corrente fa 1, la differenza di fase delta k fa pi greco e la fase corrente è 180 gradi rispetto alla precedente. Insomma, se il bit fa 0 non cambiare la fase, lascia la stessa che la prima. Se il bit fa 1 cambia 180 gradi. Ok? Facciamo un esempio, un disegno. Supponiamo di trasmettere con impulsi rettangolari, va bene? T, 2T, 3T. E faccio proprio un caso semplicissimo, in cui c'è un coseno a frequenza bassissima, però se lo facessi a frequenza maggiore di questa il disegno non risulterebbe chiaro. Qui ho mandato una certa fase, φ con k meno 1, che faceva, diciamo, 0, perché parte da... oddio, fa... se mando un coseno questa è pi greco mezzo. Va bene? Perché questo sarebbe un seno. Comunque, se questa è la fase precedente, se il bit corrente qui fa 0, allora la fase precedente non la cambi e quindi riparto con la stessa fase di prima. Se poi il bit qui da trasmettere fa 1, gli devo cambiare la fase, c'è 80 gradi. Se il bit corrente qui da trasmettere fa 1, gli devo cambiare di nuovo la fase, torna a quella di prima. E così via. Chiaramente la prima non è informativa, perché se valuto se l'informazione è immagazzinata dalla differenza di fase, servono almeno due fasi, la seconda. Dalla seconda in poi sono informative, la prima è a caso. Qual è il principio della modulazione differenziale? È che ora l'informazione è immagazzinata nella differenza di fase. Quindi io, per demodulare l'eccezione, non è necessario che mi calcoli la fase corrente, che non posso calcolare perché è stata corrotta da una fase aleatoria introdotta al canale. Basta mi calcolo la differenza di fase tra la corrente e la precedente, perché l'informazione è immagazzinata nella differenza di fase. Ma per la domanda che vi ho fatto prima, cioè su che scale temporali varia la fase di questo segnale, la risposta era su scale temporali lunghe, sicuramente più di due intervalli di simbolo. La fase aleatoria introdotta al canale qui, chiamatela teta. Quella introdotta al canale qui è sempre teta, quindi queste due fasi saranno corrotte della stessa fase rumorosa, teta. Come posso recuperare l'informazione che è immagazzinata nella differenza di fase? Facendo la differenza di fase in recessione. Perché in recessione faccio la fase corrente meno la fase precedente,
Siccome su ognuna delle due fasi c'è sommata una fase aleatoria introdotta al canale che non conosco, la fase aleatoria è la stessa e si cancella e rimane la differenza di fase fra la corrente e la precedente. Ma la differenza di fase fra la corrente e la precedente è proprio l'oggetto che mi serve, perché lì è immagazzinata l'informazione. Ecco perché si può fare una modulazione in corrente. Perché, ripeto, l'informazione è immagazzinata nella differenza di fase. Quindi recessione, basta che faccio la differenza delle fasi fra il segnale corrente e quello precedente. Siccome entrambi saranno corrotti dalla stessa fase aleatoria introdotta al canale, facendo la differenza di fase, la stessa fase aleatoria va via e rimane soltanto il termine informativo delta K. Questo è un po' il principio. Però prima di vedere il principio, prima di andare avanti e vedere le prestazioni e ricevitore e l'efficienza in potenza, fermiamoci un attimo e apriamo la parentesi, perché prima mi sarebbe la rappresentazione geometrica segnale. E allora, cioè, vorrei capire perché qui ho detto che una modulazione è bidimensionale, quando invece quella antipodale, la BPSK, era lineare. Vuol dire qui devo trovare le due funzioni di base, perché ci sono due funzioni di base in questo caso. Bene, che ci siano due funzioni di base è abbastanza ovvio. Perché? Perché stiamo in banda passante, quindi le due funzioni di base forse già lo so quali sono. Se vi ricordate, quando voi dovete demodulare, quindi passare banda passante in banda base, utilizzate il down converter, quindi prendete il segnale, lo moltiplicate per radice 2 coseno e radice di meno radice 2 seno, filtrate basso a basso e avete due segnali, quello su ROM in fase e quello su ROM in quadratura del modulatore, e questi due segnali sono ortogonali. E allora ecco, e là le due funzioni in base ortogonali, coseno e meno seno, per l'opportuno impulso. Ma infatti, se voi sviluppate questo coseno, scrivete con coseno coseno meno seno seno, cosa ottenete? Questo qui si può scrivere come P di T meno KT coseno di 2 pi, coseno di Φ con K coseno di 2 pi greco FCT meno, quindi più P di T meno KT seno di 2 di Φ con K che moltiplica meno coseno di meno coseno di 2 pi greco meno seno, scusate, di 2 pi greco FCT. E vedete, ci sono i due termini, il coseno e il seno. Ho sviluppato il coseno della somma, è il coseno coseno meno seno seno. Questa è la parte reale dell'equivalente passo al basso e questa è la parte immaginaria dell'equivalente passo al basso. Questa è la componente XC e questa è la componente XS dell'equivalente passo al basso, ricordate? Quindi, scritto così, è chiaro che le due funzioni di base sono quelle che sto per scrivervi adesso alla lavagna. E sono due. Scusi professore, ma sì, lì sopra è seno di 2 fi con k? No, no, stavo scrivendo 2 fi greco fc e poi ho detto no, quello lo metto a destra. Grazie. E ci ho scritto sopra fi con k senza cancellare. Le due funzioni di base, psi con 1 e t e psi con 2 e t, sono chiaramente queste qui. Cosa viene in mente? Radice di 2 coseno, giusto? E meno radice di 2 seno. Ma c'è anche un impulso, va bene, P di T. Ma così non ha energia unitaria, lo divido per l'energia. La radice dell'energia.
non mi mantengo sopra radice 2 coseno e meno radice 2 seno, quelle sono forme d'onda periodiche, quindi non sono segnali di energia. Io qua lo sto finestrando, non finestrando, sto moltiplicando per impulso, quindi quelle due funzioni in base sono segnali di energia e sono impulso per un coseno e impulso per il seno, eccolo qua. E poi per rendere l'energia unitaria lo divido per l'energia di con P, radice di energia con P e radice di energia di con P. Il 2 qua sopra sta perché c'è un coseno e un seno e poi dopo se fate energia viene fuori in mezzo. Controllate che queste sono forme d'onda di base. E credo che visto che mancano 6 minuti, riusciamo a fare solo questo. Allora, per essere forme d'onda di base ortogonali, perché a noi piacciono così, devono essere ortogonali e a norma unitaria. Cominciamo con la norma del primo. Facile, il quadrato, quindi 2 su con P, integrato su tutto R. I quadro, coseno quadro. Lo facciamo a mente perché è immediato. Il coseno quadro è al solito 1 più coseno a doppia frequenza diviso 2. Impulso in banda base per coseno a doppia frequenza integrale fa 0. Rimane soltanto pi quadro per un mezzo. L'un mezzo semplifico al 2 e rimane integrale pi quadro, energia sull'impulso. Diviso con pi, 1. E questa è la stessa cosa col sen quadro, perché anche il sen quadro potete fare 1 meno coseno diviso 2. Meno coseno al doppio della frequenza per un impulso in banda base integrato fa 0 e quindi rimane soltanto 1. Quindi questo è anche uguale alla norma di psi con 2 dt. Che siano ortogonali lo possiamo vedere facendo il prodotto scalare. Questo per questo cosa esce fuori? Meno 2 su con P. Impulso per impulso fa impulso al quadrato. Seno per coseno fa seno per coseno. Al solito l'abbiamo fatto migliaia di volte. Seno per coseno fa seno del doppio della frequenza. E di nuovo, un segnale in banda base moltiplicato per un sinusoide al doppio della frequenza portante. Se la frequenza portante è maggiore della banda dell'impulso, questo integrale fa 0, perché la trasformata dei Fourier nell'impulso valutata a 2fc, ma l'impulso a banda a 2w, perché sarebbe l'impulso al quadrato, quindi w più w, convoluzione. Insomma, l'abbiamo detto migliaia di volte. Questo fa 0. Quindi sono ortogonali, quindi questa è una base ortonormale. In realtà a noi piace che questa forma d'onda di base, queste due forme d'onda di base, soddisfino la condizione Nyquist. Se vi ricordate, non vogliamo soltanto che venga verificata questa condizione, ma che dobbiamo verificare che la cross correlazione tra psi con 1, tra psi con i e psi con j, e quindi abbiamo R di psi con 1 campionata, deve essere uguale a R di psi con 2 campionata, e deve fare delta con M. Mentre invece la cross correlazione tra psi con 1 e psi con 2 campionata deve fare sempre 0. Questa è la condizione Nyquist sulle forme d'onda di base, vi ricordate? Noi abbiamo verificato soltanto che in 0 la condizione Nyquist è verificata, perché l'autocorrelazione dell'una o dell'altra in 0 è la sua energia, e abbiamo detto che fa 1. E la cross correlazione in 0 è il prodotto scalare fra la prima e la seconda forma d'onda, che fa 0, l'abbiamo verificato. Quindi abbiamo verificato queste due condizioni soltanto in m uguale 0. In realtà, affinché ci sia assenza di interferenza intersimbolica, è necessario che quella condizione debba essere verificata per ogni m intero. Non ci vuole molto. Rifacciamo questo integrale con due coseni, uno e l'altro shiftato a destra di m.
ne faccio solo uno, il resto lo potete fare voi per esercizio a casa, tanto sono tutti uguali. Ora lo voglio lasciare. Facciamo ad esempio questa qui, va? R di psi con 1 di m per t, dove stavolta m è diverso da 0. Che cosa dobbiamo fare? Questo è il prodotto scalare tra psi con 1 di t e psi con 1 di, non di t, ma di t meno mt. E quindi lo stesso integrale di prima, quindi 2 su e con p integrale su tutto r di t quadro, ma stavolta non ci sta coseno per coseno, cioè coseno quadro come prima, ma rimane coseno per coseno, quindi coseno di 2π greco fc t coseno di 2π greco fc t meno m per t. Come si fa a vedere che questo fa 0? Come abbiamo sempre fatto. Coseno coseno diventa coseno della somma e coseno della differenza. Coseno della somma fa 0, coseno della differenza vediamo che faccio 0. Insomma, sono sempre gli stessi conti. Per questo abbiamo speso parecchio tempo all'inizio del corso, sulla prima parte del corso. Sono tanti conti che abbiamo fatto per l'analogico, ma in realtà ci servono anche per il digitale. Allora, coseno coseno per 2, 2 coseno coseno diventa coseno della somma e coseno della differenza. Coseno della somma per l'impulso, integrale fa 0, non lo scrivo proprio. Scrivo solo il coseno della differenza. Qui rimane 1 su e con t, integrale su tutto r, t quadro di t, coseno della differenza. Coseno di 2π greco, fc, m per t. Scusate, c'è un errore in quella scrittura che ho fatto qui, perché non è p quadro, è il segnale del segnale ritardato. Qui il segnale a t del segnale ritardato, a t meno m per t, quindi qua ci sta p di t per p di t meno m per t. Quindi qui sotto ci sta non pi quadro, ma p di t per p di t meno mt. Ma il gioco è fatto, perché questo è un segnale, è una costante, perché non dipende dal tempo. È pi grande questo. Lo porto fuori integrale. E questa qui è la autocorrelazione dell'impulso. Quindi questo diventa coseno di 2π greco fc m per t per 1 su e con p per autocorrelazione dell'impulso in m per t. Se l'autocorrelazione soddisfa la condizione Nyquist, quindi se l'impulso soddisfa la condizione Nyquist, questo qui fa 0 e quindi questo fa 0. Questo fa 0 se p di t soddisfa la condizione Nyquist. Se lo ripetete con, quindi questa è verificata, se lo ripetete con questo, lo ripetete con questo, vi trovate fuori che l'unica condizione che ci serve è che l'impulso p soddisfa la condizione Nyquist. Quindi, concludendo, le due forme di onda di base sono quelle scritte da Lavagna prima, radice 2 su e con p per coseno e meno radice 2 su e con p per p seno, e lo sono e soddisfano la condizione di Nyquist fin tanto che l'impulso p soddisfa la condizione di Nyquist.